zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video, faccette del giorno, ovvero è ormai un po' tardi per fare questo video, ma solo adesso sto arrivando a fare questo video e lo voglio concludere. Allora, concludere per modo di dire, perché l'ho appena iniziato, vabbè. Allora, questo è un beauty del giorno e questo è il mio trucco di oggi, che tra un po' andrò anche a struccarlo. Dunque, ho utilizzato questa palette qui, questa, che si vede stra bene. Ho spento la ring light, se no non si vede un cavolo, però vabbè. E c'è la lampada del soffitto, quindi va bene. Allora, questa è la mia palettina, che ovviamente ciao, saluto di tutto cuore a, come dire, a Rita Cosmetica. E questa è la palette. Ho usato solamente questi due ombrettini, che sono bellissimi e carinucci. Belli, troppo belli, mi piacciono da matti, vedete? Già. Palpebra fissa, mobile, piega dell'occhio, eccetera, via discorrendo. Poi ho preparato questo correttore della infallibile L'Oreal 327 Cashmere, questo qua, che non so come metterlo, non lo so, vabbè, comunque questo della L'Oreal con questa spugnetta in combo è venuto veramente molto bene. Poi ho utilizzato questa qui per uniformare le sopracciglia, tanto anche queste andrò a struccarle tutto quanto il viso, ovviamente. Questa qua, questa matita per fare le sopracciglia, vedete che tratto che ha, aspettate, vedete che tratto che ha, no, non si vede la mazza, è perché la devo ritemperare, che non mi piace temperare, ma la devo fare, quindi niente. E poi questo è il gel make me brown, se ce la faccio a dirlo, della Essence, tutto Essence, questo è Essence e questo è Essence, matita più gel fissante. Poi ho finito tutto il make up, ho preso questa qui della Essence, questa bronzing 001 natural, e l'ho messo su tutto il resto del viso per fare un po' effetto baciata dal sole scusate, effetto baciata dal sole. E poi sa di cocco, non so perché, ma sa di cocco e mi piace davvero tanto, è fantastica, top. Poi come maxi blush di Rimmel ho utilizzato questa e mi sta veramente piacendo. Ci ho fatto il bucozzo perché è veramente molto bello, non si soffia, ma io lo faccio lo stesso, ed è del blush più bello che ci sia, della Rimmel, bellissimo, adoro, molto molto bello, vedete, coloruccio fantastico, ho messo su tutte le gote. Adesso se n'è un po' andato da una parte, se n'è andato dall'altra, no comment, ma vabbè, niente. Bene ragazzi, questo era tutto, altro non ho cosa dirvi, a parte non so cosa mi sto prendendo oggi, mi sento un po' soffocare, vabbè, niente. Allora, questo è il mio outfit, vedete? No, non si vede niente, sono ve lo abbasso. Questo è il mio outfit, che ce l'ho addosso fino adesso, tra un po' andrò a spogliarmi, mettermi in pigiama. Ma questi sono altri dettagli, vedete? Allora, questo è tutto il mio underdown. Ero vestita con questo blu, con questa pantalone tuta, vedete? E poi qua giù ho le mie stivali, non so se si vedono. Allora, stivali bellissimi, adoro da morire. Aspettate un attimo ragazze, veramente era troppo alta la televisione, quindi ho dovuto chiudere per tutto. Allora, dunque, questo è il mio outfit, la mia borsa non è più, non ho preso più la borsa, ma da un bel pezzo, perché ho ritrovato il mio zaino, non è che l'ho ritrovato,
volevo semplicemente riprendere il mio zaino, quello verde che vedete in un altro video, che avrete visto senz'altro in un altro video. Riuscirò a parlare senza fare troppo giramenti di rotambulesca, va bene. Comunque, senza tanti giri di parole, senza troppa fretta, perché io sempre fretta ho nei video, chissà perché, vabbè. Comunque, sta il fatto che in ogni altro video che avrete visto, che avrete sicuramente visto, porto lo zaino verde, quello, sì, avete capito, no? Lo zaino verde tutto alla di Charro, ed è bellissimo, mi è stato regalato da mia zia ed è molto bello, comodo, non tanto. Per quanto riguarda mettere le chiavi in borsa, cioè nello zaino, quando devo uscire, ma al ritorno è sempre una lotta, perché devo cercare le chiavi, so dove le ho messe e dove le metto, però ogni volta è un disastro, perché metti il telefono in tasca, nel giubbotto o nella borsa, non so dove, nella tasca, poi cerca le chiavi, insomma un po' un rompimento di palle, veramente, della verità, devo dirvi la verità, e quindi mi scoccio tutte le volte a fare sto benedetto giravolta per il mio scompartimento del mio zaino. Comunque vabbè, così è la vita. E niente ragazze, questo era tutto, e vi faccio vedere che ho anche fatto il letto, video faccio il letto, ma oramai ve lo faccio rivedere che ho fatto già il mio letto. E niente, e ci vediamo al prossimo video. Mettete un bel like di supporto, un commentino e attivate la campanella qualora voi vi iscriviate, per non perdere i prossimi video miei, aggiornamento sul mio canale YouTube, ok? E niente, noi ci si becca un prossimo video, intanto qua fermo se non mi cade il telefono per terra, e non è il caso, e noi ci si becca appunto un prossimo video. Allora, like, tutte le campanelle attive, tutte, non nessuna, né per niente, ma almeno tutte, attivatele tutte, perché c'è tre opzioni, né nessuna, oppure non lo so che altra opzione ci sia nella campanella quando voi andate a pigiare, ma per favore mettetele tutte, almeno così vedrete se arrivano meno video. Poi se non vi piace il video non ci posso fare niente, non vi costringo, ma almeno se vi piacciono, se siete veramente interessati, allora tanto di cappello a voi, perché no, non per fare l'antipatica, ma per dirvi, se vi interessano mettete tutte le campanelle attive, ok? Ciao, buona visione a tutte, anzi buon proseguimento se guarderete altri video. Li metto qui nella scheda di informazione, il video di ieri, quello della andate a guardare tutti gli altri video se vi va, non vi costringo, ci mancherebbe altro, quello della vlog riflessioni mukbang, andate a guardarlo, e altri ancora ve li metto linkati qua sotto, e se no non lo so, vedrete voi, ve li metto qua nell'info box. Ciao, a presto, un bacio. Zombie apocalypse.